Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Poké Collector Francesco e oggi sono qui per introdurvi a parte 2 del video dedicato alla collezione di Marco. Una incredibile collezione in album dedicata dai set a cui sono molto legato. Parliamo dei set Ergold Soul Silver. Siamo quindi in epoca Young Vintage. Sapete che io sono un grande estimatore. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad andare a recuperarvi parte 1 per vedere i raccoglitori dedicati ai primi due set. Ma adesso non ci dilunghiamo oltre, andiamo subito con il cambio di inquadratura per andare a vedere gli album restanti. E ci siamo, andiamo con il secondo raccoglitore, ancora una volta in ASMR. Fanno Esatto. Vai, 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 sentiamo, sentiamo. Mamma mia ragazzi, io qui c'è anche la mago. versione ASMR e proseguiamo. Abbiamo questa volta il terzo set che Senza paura. è Senza paura, noi andiamo Ah, avanti a esatto. scoprire questa raccolta. Qua rivediamo le quattro bustine, qui chiaramente menzione particolare per, direi, Il caro Ray Quartz. esatto, favoloso lì in mezzo e qualcosa di fantastico, ricordo. Qui cambiamo un po' disposizione, infatti qui li ho disposti a Masterset anche per far vedere un po' le due tipologie di Molto disposizione. bene, quindi scopri chi, per chi non sa, si scoprirà che cosa vuol Ci dire un saranno un po' di Masterset. buchi, ma è perché appunto mi manca una delle due varianti. Ed eccoci qua, iniziamo quindi per capire il discorso del Masterset. Quindi abbiamo le holo e di fianco alla versione olografica abbiamo la versione. Reverse, Eccola esatto. qua, Nella dai. parte sinistra la carta regular, quindi la holo, la non holo, e nella parte destra la reverse. Ed ecco qua, qua ci sono gli esempi con E Forrester, ad esempio. abbiamo già due menzioni d'onore, i Esatto. Pokémon tra i più amati, Espeon e Umbreon. Lo sapete, io ne ho parlato lungamente, c'è un post dedicato non a questa versione, ma una che vedremo dopo. Il set Ergold Senza Paura reintroduce un dualismo nell'Evolution che è stato storico, quello cioè tra Espeon e Umbreon. Chi lo sa che magari queste carte un giorno non avranno la stessa sorte delle loro più famose, della Neodiscovery. loro versione Rookie Cards, perché era la loro prima apparizione, ma sono sicuro che questo dualismo piaccia e insomma è inutile, E sono molto qui non amato. E si può qui, non far vedere una carta esatto, pazzesca. eccolo qua, un bellissimo Shizuh, guardate che È bello. impressionante, un dinamismo, la luna enorme in sfondo, nel buio. Questa Un'olografia carta. complicata perché è olografica, molti potrebbero non vederlo dal Eh sì, video, ma è è una leggera. Questa carta olografica, guardate che bella, questa sì. carta è spettacolare, è un emblema dei setter Gold e Soul Silver, secondo Assolutamente, assolutamente sì. Poi abbiamo un po' di carte Smeargle me. molto simpatiche, che Esatto. all'epoca era anche competitivamente molto utilizzata. Ed ecco qua un altro esempio, vedete, di come si compone un master set. Qui quasi la pagina è completa, come vedete ci sono le holo, le reverse, manca forse qualcosa lì. Manca la regular di Però, Ariana e la reverse di Fortress. Sono carte recuperabili, che ci devo stare un sì, po' bisogna avere un dietro. po' di pazienza. Però qui, ecco, attenzione, qua arriviamo a una carta molto particolare in questo set, attenzione. Ovvero. Ovvero Vileplume, perché in pochi lo sanno, ma questa carta insieme ad un'altra carta che vedremo tra poco è stata campione del mondo negli anni, penso, della loro uscita, quindi adesso non ricordo se 2010. 2010 o 12 o forse anche l'anno dopo, perché la Arita. rotazione era diverso. Questo Vileplume di Arita è stato campione del mondo. Era, Trafoglia. leggiamo il potere, chi è competitivo lo capirà subito l'emotivo. Ciascun giocatore non può giocare carte trainer presenti tra le carte che ha in Ecco, mano. e questo ha Fortissimo. dato inizio a una serie di mazzi che giocavano e sfruttavano abilità o attacchi collegati. E dopo vi dirò la carta che andava in combo con questo Ok. Vileplume, il deck, ecco. Bello, Bellissimi. bellissimo. Adesso vengo a Flareon zoomare, guardate che e belli, con la loro pietra anche loro lì di Jolteon. fianco. Flareon e Jolteon con la loro pietra. Sì, devo dire Bellissimi. che a livello di hardcore Flareon li batte tutti, batte anche Bellissimo. Espeon e Umbreon senza ombra di dubbio, anche se non ha ottenuto E l'olografica, però. vabbè, qui.
un'altra incredibile, sì. Sempre dallo stesso artista, credo, dello Shizor, non sono sicuro, ma vedo molto lungo, può essere. Un Scyther, anche questo incredibile, fiamme dietro, il dinamismo del suo attacco, l'oscurità. Sì, sono due carte, secondo me sono la stessa autore, perché quello che trasmette è la stessa. Esatto, questo esiste anche promo in giapponese con lo stampo, olografica, non ce l'ho, ma è una carta spettacolare in giapponese. Esatto, anche in italiano così. Fa la sua porca messa lì così, poverina, e gli è andato così, rara mi sembra, esatto, basta. Sì. Ed ecco lì la sua versione reverse. Reverse, sì. Proseguiamo, chiaramente qui adesso andiamo avanti, Vapore anche lui molto bello, poco valorizzato, però molto bello, e poi iniziamo le prime non comuni. Carte unknown. La parola, in questo caso Dark. Ovviamente, lì abbiamo visto prima quella litografia, come questo set omaggi anche. E qui vedete che bella la composizione. Immaginate, una volta completato del tutto, è una bella soddisfazione. Eh sì, a me piace molto. Poi con queste pagine a quattro tasche invece che quelle classiche a tre, si può avere una cosa molto precisa delle coppie varie. Bellissimi, secondo me, Hitmonlee e Hitmonchan. Sì, mi piace tantissimo come Pokémon. Eccoli lì, una coppia sempre apprezzata. Abbiamo qua un po' di Pikachu, sempre anche lui che ha il suo fascino. Scyther è un meno rilevante dell'altro. Questo è purtroppo bello, anche lo Slowpoke. Qua abbiamo la torre bruciata, che in italiano purtroppo, bellissima Arthur, ma un po' piatta, perde un po'. Invece in giapponese è una promo abbastanza importante, la torre bruciata olografica, è spettacolare, credo costicchi un po', è comunque una promo da Izuki se non sbaglio, quindi lì è molto più valorizzata. E passiamo alle prime di questo alle set prime, a questa coppietta. A questa coppietta che vi ricordo parla un po' di così di promotion, Chosen Classic Cards ve la può mostrare con seriale consecutiva gradata BGS grazie a Chimera Grinding, entrambe con voto 9 con seriale consecutivo. Ma se io gradassi questa, chissà mai, chissà mai, non so come si ammette. Io vi ricordo solo che il mio Umbreon le condizioni non sono aspettate male. Attenzione, vuole lanciare la sfida, non la graderò, Graderà, però vi ricordo solo che il mio, andate a vederlo su Instagram, ha sfiorato 9,5 per mezzo voto, tutte e due quasi, ma forse l'Espo un po' meno. Per non fare concorrenza, giustamente. Purtroppo, però preferisco aver avuto tutte e due con voto 9, sinceramente. E poi qui, Kyogre Groudon, bellissima. Anche questa gradata CG, per me BGS 9 entrambe, seriali consecutivi. Mi faccio un po' di show. Rayquaza, Deoxys e poi qui abbiamo tante belle cose, una bellissima litografia, la numero 3 ovviamente, nera molto bella. Qualcuno scriva nei commenti cosa c'è scritto, è facile da fare, ma così su dei piedi non riuscirei io sinceramente. L'ho già fatto altre volte ma non me lo ricordo. E poi qua delle chicche interessanti, altre due coppie, Umbreon e Espeon, sempre quelli che nel set sono olografici, Cosmo Holo, quali abbiamo in versione Kraken Ice, la coppia. Attenzione che ho perso l'inquadratura, scusatemi. E la versione non olografica. Perché esatto, c'era anche la versione, non mi ricordo, ma era lo stesso mazzo o erano due mazzi diversi? Credo negli stessi mazzi. C'era il Kraken Ice, che era la versione forse speciale, che era il risalto, e poi c'era la versione non olo, esattamente. E qui si conclude quindi la parte relativa al terzo set. Quindi a questo punto andiamo con il quarto. Battaglie trionfali. Allora, qua vediamo due bustine soltanto per il momento, però c'è l'Electivire, che secondo me è il più bello. Bellissimo, di questo. A me Electivire piace tantissimo. È favoloso. Quindi bene così. L'altro sarà Magmortar e poi Dialga. Sarà Dialga, credo. Sì, sì, sì. Questo è l'ultimo set che possiamo dire Earth Gold sul Silver realmente, ma del gruppo dei set Air Gold e Soul Silver, in realtà abbiamo anche un quinto set che non si chiama Air Gold e Soul Silver puntini puntini, ma proprio un suo nome, però stesso layout eccetera, un set polposo che vedremo, però adesso concentriamoci su questo e vediamo le battaglie trionfali.
Allora, anche lui, come vi diceva, è organizzato in Masterset. Nelle Olo mancano alcuni buchi, ma pian pianino. Questo altaria Ryoueda, bellissimo. Altaria già un Pokémon spettacolare, secondo me. Mamoswine con la tempesta di neve. Anche questo Venomoth, che voglio dire, è Venomoth. Sì, che uno però, cavolo, secondo me è bellissimo. È molto valorizzato, devo dire. Io esatto. Che non mi piace per niente Venomoth, no, non mi piace. Esatto. Ma il bello delle illustrazioni è anche questo, dar valore a carte che magari... Qua abbiamo chiaramente Dragonite, una carta che... Ecco, e poi eccolo qua. Wire di Tokiya, Tokiya Raditya, ha realizzato anche appunto il Ninetales che abbiamo fatto vedere, quello con la pietra focaia. Artista molto molto bravo, secondo me. Sì, molto bello quello Electivire. Che è versione non holo però, vero? Esatto, è solo una rara, ma poi vedremo. Attenzione, poi vedremo, attenzione. Vedremo. Tante sorprese. Sorprese, sempre sorprese regaliamo qui. Questo Pidgeot è super particolare, secondo me. Aspettate, che zoom. Sì, è veramente bello. Sai che non me lo ricordavo? Tutto il ciuffo perso. Un po' come il tuo, perché intanto inquadra i capelli, esatto, di Marco, quindi dedicate, ed eccolo qua, il ciuffo di Marco e il ciuffo di Pidgeot. Sì, non me lo ricordavo neanche, devo dire, mi ha fatto una bella emozione vederlo. Electabuzz, sempre di Tokiya, questa in giapponese, anche questa esiste promo olografica con lo stamp, sulle promo giapponesi le devo recuperare, ma in programma per rendere ancora più master. Meriterebbe, perché sono bellissime. Bellissime, sì, veramente. Wailord a me fa impazzire come Pokémon, lo trovo super simpatico. Bello. Anche il Kangaskhan che dorme mi ricorda molto carino. Arita, anche questo è Marita. Lo riconosce, insomma, quando dice quella carta è carina. C'è sempre il suo zampino. Anche Nidorina, devo dire, mi piace. Io sono stato un fan di Nidoran, Nidorino. Marowak, bellissimo. Ah, mamma mia, che cosa hai tirato fuori? Cosa tirato mi fuori? È stato chiesto di dare anche qualche chicca, magari, no, a tema competitivo, visto che ho giocato bene. Io sono stato uno dei fieri giocatori di quello che era detto il Cubone Deck. Che cos'era il Cubone Deck? Un mazzo che giocava 4 Cubone e 4 Marowak, e all'occorrenza un Victini in epoca bianco-nero, perché se voi andate a leggere l'attacco di... il Cubone, perdonami, bisogna andare a vedere Cubone. Lo recuperiamo, c'è la versione reverse. Allora già faccio complicato. Ecco, andate a leggere il potere di Cubone. Cosa dice Cubone? Qualsiasi danno inflitto a Cubone dagli attacchi del tuo avversario è ridotto di 20 per ogni Marowak nella tua pila degli scarti dopo aver applicato debolezza. Ovviamente, quindi Cubone aveva solo 40 punti vita, ma il mazzo era o Marowak, li prende e li mette negli scarti. Come farlo? C'erano delle carte che ti permettono, penso delle carte Ultra Ball, o all'epoca c'era, non mi ricordo, Oggetti Smarriti, mi pare si chiamasse, o Braccio Scarto, che ti diceva scarta due carte e cercane una. Mettevi quelli, quando ne mettevi 4 erano 80 danni in meno. Esisteva difensore, quindi il Cubone da 40 aveva un resisteva meno e meno fino a 80 e anche di più. Ma poi l'ha messo via, ma l'attacco di Cubone era questo qua, era un mazzo for fun. L'attacco di Cubone diceva, con un'energia doppia in colore, quindi che ci sono, le mettevi una sola energia, lancia una moneta finché non esce croce. Questo attacco infligge 20 per ogni testa. Questo mazzo quindi era ad alto rischio, perché potevi lanciare, uscirti croce, facevi zero danni ovviamente. Quando in bianco e nero è stato inserito Victini col potere lancia la moneta, se non ti va bene rilancia la moneta, capite anche voi che il mazzo diventava non fortissimo ma divertentissimo. E io, che ai tempi frequentavo la Lega, mi divertiva a giocare questo durante la Lega, perché era divertentissimo. Io ti ci vedo con questa espressione. Esatto. Bello, poi all'occorrenza comunque potevi anche fare evolver e Osso Boomerang comunque faceva 60 per il lancio di moneta, quindi era un mazzo ad alto rischio di divertimento, ma non era certamente il mazzo più forte del formato, ma era bellissimo e un artwork favoloso. Scusate la digressione, ma abbiamo parlato anche un po' di questo. Studiamo un po' di chi che sia nell'ambito collezionismo, sia nell'ambito competitivo insomma, nonostante avessi raggiunto livelli bassissimi, però qualcosa avevo imparato, diciamo così, dell'epoca. Qua una pagina quasi completa, sì, molto molto bella. Meglio. Vedete che belli Nidoran e Nidorina. Sì. O Nidorino, non riesco a capire. Nidoran maschi, Nidoran femmine. Ok. Base, okay. Sì.
Poi qui abbiamo Psyduck, Psyduck c'è sempre, Voltorbank. E qui? E qui? Io non posso non soffermarmi. Beh sì. E qui adesso abbiamo tante cose da dire, tante cose da dire. Dobbiamo dire che Marco è un appassionato, lo possiamo dire, di... Chissà. Chissà, diciamo, di Kangaskhan, no, di mio. Kangaskhan, ed eccolo mio. Qua. Un Mew Prime, lo sapete che io su questo, su HS Battaglie Trionfali, ho gradato molto, purtroppo ho preso 8,5, non riesco a prenderci il 9. Mew bellissimo, anche questo competitivamente molto utile e molto interessante. Sì, Mew è il mio Pokémon preferito e qui lo trovo veramente molto molto carino. Sì, devo dire che è molto bello, piace molto. Ma qua regà, comunque guardate che qua ci sono tante chicche, perché c'è anche il Gengar. Gengar. Che ho in votazione 9 ed è proprio il mio quello, Questo Gengar è uno di quelli che sbustai io all'epoca, misi in un raccoglitore, e quando ero andato a gradare ho preso 9 qualche anno fa. Quindi la soddisfazione è triplice, perché sbustata da me, conservata da me, gradata da me. E gradata con noi. Ovviamente Chimera Grading, voto 9. Soddisfazione immensa. Non è banale, è una carta Young Vintage, mi direte, ma non è banale, ve lo assicuro. Qui abbiamo tante chicche competitive, perché Ian Mega era una carta molto giocata. Come era molto giocato Magneton, carta secondo me il Magneton era Magneton era giocatissimo per il potere che aveva, l'attacco che aveva, e anche Ian Mega, carte queste che secondo me in buone condizioni da gradare in votazioni alte potrebbero diventare difficili da trovare, perché erano molto molto giocate, i mazzi più potenti li avevano, quindi bene. E poi abbiamo delle leggende particolari, bellissimo, Darkrai e Cresselia. E vanno un po' appunto a generazioni, perché avevamo le prime due, la seconda generazione, poi abbiamo avuto Kyogre Groudon, Rayquaza Deoxys, e qua passiamo con la quarta, Darkrai e Cresselia, e Dialga e Palkia. Stranamente, di solito, il Charizard ce li buttano sempre, ma non hanno fatto la leggenda degli starter, la prima questa generazione. È interessante, un'osservazione... Fatto seconda, terza, quarta, ma... Ma non c'è, beh sì, comunque era dedicata più che altro alla seconda, in effetti. Però hanno fatto anche terza e quarta, ma un Blastoise contro Venusaur, Venusaur contro Charizard... sì, poteva essere... Sarebbe state delle carte che al che giorno d'oggi... Che forse a livello, avrebbero avuto un interesse incredibile, però non ce l'hanno fatto. Quarta. Vediamo l'ultimo. L'ultima bellissima, secondo me la più bella a livello di artwork, è questa qua, la numero 4, con questa sabbiosità qua, sembra proprio una terra sabbiosa, esatto, le lettere che vengono via, proprio questa qua è la più bella, purtroppo non ce l'ho, mi manca gradata e tutto, sono molto dispiaciuto. Esclusive non ho le qui, il discorso, eccolo, rivediamo la chicca, rivediamo in versione olografica con lo stamp HS Triumphant, esclusiva inglese, pre-release che le pre-release con lo stamp è l'unica che ho, credo, infatti negli altri set non l'ho vista, per ora questa sono contento perché è appunto una delle mie carte preferite e così ha veramente un colpo d'occhio pazzesco. Sì. Lo stamp è una cosa che ho sempre apprezzato ed è un peccato che si sia un po' persa, se non nelle pre-release o in carte speciali. E con l'olografia Cosmo Holo diventa una carta spettacolare. Eh sì, anche di valore credo, perché... Non tantissimo, perché no. Appunto questi set sono sottovalutati per me, per quello che offrono e che hanno, stanno ancora a dei prezzi molto abbordabili. Quindi se volete investire, vi stiamo dando anche delle ottime dritte da investimento. Comprate carte e poi mandatele a gradare da Chimera Grading. Ed eccoci qui con il quinto ed ultimo set. Come ha detto prima Marco, questo è un po'... E io lo definisco un set bonus che comunque rientra, anche se io parlo sempre di Ergo Seaver come 4, perché questo è il 4 più 1, qualcosa però di speciale che secondo me va oltre quello che era Ergo Soul Silver. Perché qui cosa succede, Marco, in questo particolare set? Richiamo delle leggende, quindi già capiamo che parliamo di Pokémon leggendari e parliamo di un set veramente speciale. Grande, un set ampio, con tante tante holo, ma direi che cosa migliore non c'è altro che far vedere. Esatto, qua partiamo con due bustine, ma iniziamo su, che ce ne sono altre due, ma non importa, andiamo a vedere. Disposto perché... in maniera standard. Ok.
E qui già vediamo, cioè arriviamo già fino a quale le olo, quindi abbiamo veramente, sono 22 olo, sono veramente tante. Sì. Tutti Pokémon leggendari, abbiamo di Alga, Deoxys, Groudon, Ho-Oh, Giratina, cioè veramente esatto. pieno. Abbiamo l'altra coppia. Esatto, dicevamo prima, il dualismo Umbreon Espion ancora una volta che torna. Bellissimi. E qua secondo me sono qua c'è anche uno su Irne, tutte chicche ragazzi, tutte chicche. doppio addirittura qui qua allora Chimera Greyling deve gradare, deve volare. Bellissima coppia qua ancora, credo sui tetti, quindi come l'altra però che guarda verso il cielo qua e si è addormentata, si sta rilassando, molto molto bello. In entrambe le coppie, se devo dire, preferisco l'Espion, sia in quella di prima sia in questo, veramente mi piace particolarmente, anche se qua abbiamo un Umbreon di Arita, che quindi solo per quello a rilievo sicuramente. Però vedete che, come dicevamo, qui oltre alle leggende ci sono tanti richiami, dal punto anche del nome del set, a quelli che erano i Pokémon delle edizioni del Gold Soul Silver Classic. Vedete, ritornano in una chiave rivista. Qua è una delle mie carte in assoluto, forse la mia preferita dei set. Abbiamo il Ninetales che vi ho fatto vedere in Ergol e Soul Silver, sempre con la pietra focale, sempre di Tokia, ma qui seduto, sdraiato a terra, e secondo me è veramente poetica come carta. Osmolo. Sì, è molto molto bella. Devo dire. Se guardiamo gli artwork, questi set hanno davvero la loro, dicono la loro. Assolutamente, ma infatti siamo qui a parlare proprio per questo motivo. Esatto. Questo ne parlerà il buon sì, praticamente Francesco. Volendo dare un commento tecnico competitivo, Pachirisu, questa carta che è protagonista, perché guardate il suo potere, quando entra in campo ti permetteva di assegnare due energie elettriche a un Pokémon dalla tua mano, ovviamente, nel senso, no? Quindi questa carta è diventata letale in combo con bianco e nero, lo Zekrom. Esisteva questo mazzo, era lo Zekrom Pachirisu, che ti permetteva all'epoca addirittura di fare, per il regolamento di allora, vincere la partita in un solo turno, perché se l'avversario metteva giù un Pokémon Baby, un Pokémon che aveva un tot di, adesso non mi ricordo, tu in un colpo con la combinazione Pachirisu, due energie e Zekrom potevi vincere la partita in primo turno. Quindi qualcosa di incredibile, una carta che è stata super sfruttata. E il Pachirisu Reverse, che dopo andremo a vedere, è stato un gentile dono. Beh, un onore per me farlo entrare appunto nella collezione, perché proviene dalla riserva di poche seller nel negozio eBay in questo caso. Esatto. E ho detto no, voglio assolutamente che entrino a far parte della nella mia collezione. Andremo a vederlo dopo e lo saluterò con molto piacere. Ma ora proseguiamo su queste bellezze. Pieno, non so su chi soffermarmi, impossibile. Chiaramente Lugia o tutti. C'è tutto e di più. Rayquaza, ma posso dire che li rivedremo perché scorrendo le pagine scopriremo altre chicche. Qua, come vi dicevamo, vedete che ritornano gli artwork, cioè, o meglio, i Pokémon con artwork rinnovati. Vediamo lo Slowking con la roccia del re. Il Pidgeot che prima era che ora si è pettinato, vedete, andata a parrucchiere. Questo bellissimo Snorlax che ha la sfera. E questo esiste, mi sembra che è la promo pre-release con lo stamp di Call of Legends per Alligator. E poi forse questo è il Donphan. E questo? Allora, giustamente una cosa che dobbiamo dire, abbiamo parlato di un Pokémon campione del mondo, non è lui, ma va precisato, il Vileplume campione del mondo andava in combinazione con il Donphan Prime di Ergol Soul Silver. Col Prime, ok. Con il Prime, purtroppo mi ero dimenticato che era subito all'inizio, se no ve l'avrei detto, loro due erano questa combinazione di attacchi da con poche energie, che metteva forse anche dei danni dietro, si loccavano gli avversari con il Vileplume, e a quel punto Donphan faceva il suo lavoro con tutta la tranquillità del caso e ha vinto un mondiale quel mazzo, quindi insomma. Il Flareon, bellissimo anche lui,
che va a riprendere quello di... No, guarda che bella questa pagina completa. Qui abbiamo, come sempre, come dite, di nuovo la copia Hitmonchan. Bellissima, di sempre bella con la luna, sempre indietro Hitmonlee. Queste sì. Qua, il Toto del Teddy Ursa, esistono, promo in giapponese, Cosmo Holo con lo stamp, bellissime, devo recuperarle. Eh sì, sono carte belle particolari che meritano. Molto, molto poetico il Tangela. Sì, devo dire che Tangela, lo dicevo anche nei miei sbustamenti moderni ritrovati, ho trovato la Secret Rare Alternative, come si chiama? L'Art Rare, sì. Di un Tangela, mi pare, in 151. E oh, Tangela mi ha sempre fatto un po' un senso, non è che non mi piacesse, però trovo un Pokémon senza un senso, in realtà... In questo artwork, come anche in quella alternative, esatto. A me affascina tantissimo. È bellissima, molto molto poetica. Sì. Ma il bello delle carte degli artisti è anche questo, saper dare valore a dei Pokémon che magari esatto. Uno non considera. Una carta comune, così, di un Pokémon non tra i più importanti. Però trasmette sensazioni, tanto. Cosa che magari un'altra carta invece non farebbe. Ecco qua, il Toto del Teddy Ursa, appunto, che dicevo prima, che esistono promo. E qui abbiamo le energie di Ergo Silver, ma in versione olografica reverse, qua. Come le reverse, quindi un po' a specchio. Molto belle queste qui. Gli hanno un valore aggiunto qua, sì. Gli hanno dato. Hanno voluto dare, hanno fatto bene. Lumbreon. Chiaramente, questa è sicuramente una delle più apprezzate. E adesso andiamo a vedere la vera particolarità di Call of Legends. Delle carte che sono hanno un discreto valore. Ripeto, già adesso, possiamo già adesso, dirlo. Esatto, ancora basso secondo me rispetto a quello che sono in realtà. Esatto, quello che rappresentano. E andiamo a vederle. Eccole qua. Le 11 qua. SL. Scusate, ho fatto un super zoom, eccole qua, guardate un po' che belle, vedete se capite la particolarità, sono i Pokémon leggendari nella shiny. Loro versione shiny. Allora, possiamo dirlo, Poké Collector è a caccia per una missione di gradazione quasi impossibile, vorrebbe crearle, cioè gradarle tutte consecutivamente per avere i seriali consecutivi. Veramente un'impresa, cioè, da molto pazzo difficile, perché non so se riuscirò a ricordando fare. Che escono male già di loro, olografia tutta sul bordo che si rovina facilmente, carte già rare, cioè che erano rare, già rare, esatto, non particolari. So, cool, però guardate qui un Rayquaza shiny per quello che è, rispetto, vediamo il Gold Star che ha dei valori a folli, sì. Questo è il secondo Rayquaza shiny che è reperibile, è facilmente reperibile. Sì, bisogna vedere come diciamo le condizioni, ovviamente. Vediamo questo in vediamo che condizioni, cioè, non lo so, non me la ricordo neanch'io. Non è male. Non è male, guarda che per gli standard di queste carte, con i difetti con cui uscivano, era un'ottima carta, eh? Esatto. Quasi migliore di quella di Poké Collector francese. Attenzione. Parole forti. Attenzione. Qua non c'è da soffermarsi su nessuna, perché io sono solo tutte dire una bellissime. Cosa riguardo di queste carte, che credo avranno un potenziale di crescita incredibile per quello che rappresentano in generale i Pokémon Shiny, ma a mio gusto però alcune mi lasciano un po' così. Lugia, che è un Pokémon che io amo tantissimo in ogni sua rappresentazione, qui sinceramente non mi fa impazzire. E è inferiore rispetto a Lowo, che secondo me è veramente che ce l'ho e non è niente male. Il mio preferito, se mi è permesso dirlo, però guardatelo, è questo Groudon dorato, tamarrissimo. Ma a me piace tantissimo. E stavo per dire che è una di quelle che mi piacciono meno. Ma no! Adesso è un duro colpo. Perché giallo va un po' a perdersi il grosso. È un po' tamarro. È tamarro, esatto. A me piace perché è tamarro. Poké Collector è sono Francesca. Un po' tamarro, inutile. Dentro sono tamarro dentro, cosa volete che gli dica? Anche Deoxys è molto bello. Deoxys è molto bello, i tre cani sono tutti molto, loro molto sì. Belli. Il Kyogre secondo me batte... molto, sì, il Groudon è molto molto bello. Però insomma diciamo che chi mi delude di più è sicuramente Lugia, se mi è sì, per quello che è Lugia, per quello che Lugia è Neo Genesis. Qui abbiamo altre prole, altre sempre da mazzo, un po' di Kraken, un po' di Nonolo, sì, il Ninetales esclusivo, sì. Nonolo da mazzo. E qua andiamo alle reverse, eccole qua, il Pachirisu
Ma se non sbaglio, anche quel Deoxys mi sembra di ricordare. Può essere. No, te lo dico io. Aia. Me lo ricordo bene, era un'altra dei regali fatti nella stessa occasione. Troppo. Scrivete un grazie anche voi per aver reso la mia collezione. Un onore. Per me è un onore oltre che un piacere. E qui passiamo a un'altra cosa. Attenzione, qua c'è qualcosa, c'è un segreto, c'è ancora un segreto. La chicca finale, prima di andare in chiusura. Le promo HGSS, le promo di Ergo, le promo Black Star, di Ergo. Esatto, noi ci stavamo dimenticando, o meglio, io mi stavo dimenticando di questo fatto. Quindi qui possiamo dire ancora un altro pezzo ulteriore, le promo. Vediamole un po' insieme. Abbiamo le Prime, di Ergo e Soul Silver, con artwork, variazioni dell'artwork, quindi sono diversi. Abbiamo Nutute e Noct Owl, bellissimi secondo me. Puzzle, carta puzzle di Latios e Latios che si guardano mentre volano. Due e Lugia in coppia, un bellissimo Pikachu. Questo Wobbuffet decentratissimo. Mamma mia, aveva da mandare a CGC per riconoscere l'errore. Alcune. Invece il Clefa come mai? Che cos'è che ha questo Clefa? Non so da dove uscisse. Perché è Olo. Esatto. Vero. Questo credo di avere quelle che esistono anche in italiano e quelle che invece non sono uscite ce l'ho in inglese, ma forse a parte una o due. Questo infatti è in inglese, probabilmente esclusiva inglese, non mi ricordo sinceramente dove uscisse. Qua abbiamo l'altro baby Pokémon, questo Shuckle forse se non sbaglio è difficile da recuperare, sì. Può essere, c'è qualcuno che è difficile. Abbiamo la loro coppia in versione Cracked Ice, quindi non da mazzo come di solito, ma questo è proprio promo. Questo non lo sapevo, attenzione, questo impara. Abbiamo la carta più importante delle promo, una carta non banale. Questa è una carta non banale per niente, perché guardate un po' che carta del 2010, cavallone tropicale con lo stampo, Wordstand, Psyduck dietro, bellissimo l'artwork, e questa è la carta esclusiva dei mondiali promo. Questo è veramente un gran bel pezzo da avere in collezione. I tre cani shiny con artwork diverso rispetto alle SL, e Porygon e Porygon 2, forse anche queste sono difficili, forse io queste manco me le ho mai viste, e forse è il Porygon che esiste anche in italiano, adesso non mi ricordo esattamente, tra l'altro Tokia entrambe che esiste anche in italiano forse, ma questo è inglese, non ci metto la mano sul fuoco, però potrebbe essere. E le varianti di Hitmonlee e Hitmonchan, anche queste Cracked Ice esclusive promo. Bellissime, questa carta qua sapete che penso di non averle mai viste io, perché sono particolari, alcune difficili da trovare. Abbiamo, non incluse nelle promo Black Star, ma comunque promo particolari, abbiamo il Pikachu del Pokémon Day di Ergole Soul Silver con lo stamp dato appunto al Pokémon Day, un'energia delle promo Lega, quindi con questo stamp, ne esistono molte, questo tipo di reverse cross hatch. Anche io le giocavo. Le voglio recuperare tutte quelle che ci sono, per adesso queste due. Poi ultima veramente, l'unica delle promo Jap che ho, delle LP promo, è il Typhlosion in giapponese esclusivo, bellissimo, con gli stamp. A me gli stamp secondo me impreziosiscono tanto la carta, in giapponese sono molto particolari, purtroppo l'unica che ho, non l'hanno fatta Cosmo Holo, ma va bene così. E qua ci interrompiamo, recupererò quello che mi manca con calma nel tempo, chissà mai se faremo un video aggiornamento. Vabbè, un video aggiornamento delle chicche che recupererò. Meriterebbe, perché qui a vederlo completo è veramente qualcosa, penso, di unico, non dico al mondo, ma almeno in Italia sicuramente. Il buon Edoardo, l'altra parte di Chimera, abbiamo svelato l'identità dell'uomo misterioso che aspettiamo su questi schermi. Potrebbe mostrarci qualcosa, una carta un po' particolare di questi set, forse una delle più grosse, forse la più grossa. Quindi lo aspettiamo, diciamo che lo aspettiamo per mostrarcela. Ed eccoci qua, ritornati con l'inquadratura su di noi e su questi albumoni pesantissimi album, perché veramente sennò non si riescono anche a tenere su. Ma qua già subito un dettaglio che prima non vi abbiamo mostrato: guardate la cura e l'attenzione che Marco ha dedicato per questi suoi fantastici raccoglitori. Costine personalizzate, create non solo per questi ma per tutti gli album che ho, che sono molto
preciso, devo avere tutto in ordine, stessa tipologia, le costine, creati da me. È questo il valore aggiunto di un collezionismo in album, perché veramente solo l'idea, no, di realizzarlo così già ne vale la pena. Realizzarla, farla è qualcosa di incredibile. Vi posso assicurare che io ho visto anche gli altri album, chissà. Magari. Se raggiungono, facevano un tempo, se si raggiungono mille mi piace! Mille milioni! Quindi preparate, perché come ha detto Marco, questo è solo l'antipasto, ma è anche un omaggio e un tributo ad Aissette, a cui entrambi siamo molto legati, esatto. Lo sapete. Quindi fateci sapere nei commenti le vostre impressioni. Intanto, se avevate indovinato di che cosa saremmo andati a parlare, vabbè, prima, questo di è difficile, veri fan. Assolutamente, vogliamo vedere se qualcuno aveva capito, ma soprattutto vogliamo sapere che cosa ne pensate di questa sua forma di collezionismo, di questi set, quale tra questi è il vostro preferito, esatto. E quale secondo voi sono le carte più rilevanti. Voi lo sapete bene quali sono per me, perché ve l'ho già mostrate, certo. Ne ho parlate, e Marco le sta bene, perché lui è uno di quelli che vede prima degli altri. Io sono il fan numero uno. A parte quello, lo che lo ringraziamo. E infatti, però, oggi abbiamo anche un piccolo spoiler. Guarda, vi farò vedere solo il back. Solo il back. Appena ritirata negli uffici di Chimera Grading, una carta che è attinente, esatto, a quello che avete visto. L'avete vista nella fase di pregradazione, adesso è tornata. Presto scoprirete il voto che ha preso. E a questo punto andiamo in chiusura di video. Ovviamente il ringraziamento a tutti coloro che hanno visto il video. L'invito è quello di mettere mi piace se il video gli è piaciuto, iscriversi al canale qualora non l'avessero ancora fatto e soprattutto seguire le nostre pagine, quindi Poké Collector Francesco per me e poi Marco Scave. Mi raccomando, perché lì vedete delle chicche che non potrete vedere da nessun'altra parte, quindi andate subito a seguirlo e a mettere una valanga di mi piace. E come sempre il ringraziamento è doveroso a Chimera Grading, esatto, che salutiamo e aspettiamo anche l'altro, per forza, l'altro per amico forza. Dei ragazzi di Chimera, ospite del canale. E poi, come dico sempre, date un occhio al mio piccolissimo store eBay Poké Seller Francesco, ma anche allo store Chimera Grading, che potete trovare su molteplici piattaforme, esatto. eBay, Car Market, Chimera Collectible su Car Market, ovunque abbiamo il nostro Shopify, su Instagram pubblichiamo delle carte. Trovate anche il link, quindi insomma trovate tante belle cose, molte delle quali che avete visto nei miei video. E con questo è davvero tutto, noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, ciao!